Scegliete il filato che volete utilizzare per realizzare i vostri baffi in amigurumi e scegliete l'uncinetto adatto a lavorare il filato. Io, per esempio, sto utilizzando un acrilico marroncino e l'uncinetto numero 3. Iniziamo con un anello magico di 6 maglie basse. Tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Ricordatevi, se non siete molto pratici e avete paura di perdere il conto durante la lavorazione, segnate l'inizio di ogni giro con una spilla da paglia oppure con un filo di un diverso colore. A questo punto ripetiamo 6 maglie basse, una su ogni punto sottostante. Ripetute le 6 maglie basse. Continuiamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento per un totale di 9 maglie basse nel giro. Arrivati a questo punto, ripetiamo 9 maglie basse per i prossimi 3 giri. Realizzati i 3 giri di 9 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento per un totale di 12 maglie basse nel giro. Arrivati a questo punto, cominciamo il giro con un aumento e una maglia bassa. Ripetiamo questa sessione, un aumento. Una maglia bassa per 3 volte, i restanti punti li lavoriamo come si presentano, per un totale di 15 punti nel giro. Continuiamo iniziando il giro con un aumento due maglie basse. Continuiamo con questa sessione. Un aumento, due maglie basse per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano, per un totale di 18 punti nel giro. Continuiamo cominciando il giro con un aumento e 3 maglie basse. Ripetiamo questa sessione, un aumento e 3 maglie basse per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano, per un totale di 21 punti nel giro. Terminato questo giro, continuiamo e iniziamo il prossimo giro con un aumento e 4 maglie basse. Ripetiamo questa sessione, un aumento, 4 maglie basse per 3 volte, i restanti punti li lavoriamo come si presentano, per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato anche questo giro, ripetiamo 24 maglie basse per i prossimi 3 giri. Abbiamo ripetuto 24 maglie basse per 3 giri e a questo punto continuiamo con il prossimo giro e iniziamo con una diminuzione. 4 maglie basse. Ripetiamo questa sessione, quindi una diminuzione, 4 maglie basse per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 21 maglie basse nel giro.
Continuiamo iniziando il giro con una diminuzione. Tre maglie basse. Ripetiamo questa sessione, una diminuzione, tre maglie basse, per tre volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano, per un totale di 18 maglie basse nel giro. Continuiamo iniziando il giro con una diminuzione. E due maglie basse. Ripetiamo questa sessione, una diminuzione, due maglie basse per tre volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 15 maglie basse nel giro. Continuiamo iniziando il giro con una diminuzione e una maglia bassa. Ripetiamo questa sessione, una diminuzione e una maglia bassa per tre volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato anche questo giro, siamo arrivati a metà lavoro e a questo punto cominciamo ad imbottire leggermente sia la parte iniziale che quella seguente, ricordandovi che la parte di sotto dovrà risultare piatta. Dopo aver leggermente imbottito il nostro lavoro, proseguiamo la lavorazione e con un aumento una maglia bassa. Ripetiamo questa sessione, un aumento, una maglia bassa per tre volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 15 maglie basse nel giro. Terminato questo giro, ricominciamo con un aumento due maglie basse. Ripetiamo questa sessione, un aumento e due maglie basse per tre volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 18 maglie basse nel giro. Continuiamo con un aumento. 3 maglie basse. E ripetiamo questa sessione, un aumento, 3 maglie basse per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 21 maglie basse nel giro. Terminato questo giro di 21 maglie basse, cominciamo il prossimo giro con un aumento, 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. E ripetiamo questa sessione, un aumento, 4 maglie basse per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 24 maglie basse nel giro. Arrivati a questo punto, terminato il giro con 24 maglie basse, ripetiamo 24 maglie basse per i prossimi 3 giri. Terminati i 3 giri di 24 maglie basse, continuiamo iniziando il giro con una diminuzione. 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. E ripetiamo questa sessione, una diminuzione,
4 maglie basse per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 21 maglie basse nel giro. Terminato il giro, continuiamo a lavorare e iniziamo il giro successivo con una diminuzione, 3 maglie basse. Ripetiamo questa sessione, una diminuzione, 3 maglie basse per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 18 maglie basse nel giro. A questo punto continuiamo iniziando il giro con una diminuzione, 2 maglie basse. E ripetiamo questa sessione, una diminuzione, 2 maglie basse per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 15 maglie basse nel giro. Continuiamo iniziando il giro con una diminuzione, una maglia bassa. E ripetiamo questa sessione, una diminuzione e una maglia bassa per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 12 maglie basse nel giro. Siamo arrivati a questo punto, terminato il giro con le 12 maglie basse, possiamo imbottire leggermente anche la seconda parte dei nostri baffi per poi passare a realizzare gli ultimi giri per terminare il tutto. Dopo aver imbottito leggermente, ricominciamo il giro con una diminuzione, una maglia bassa. Ripetiamo questa sessione di una diminuzione e una maglia bassa per 3 volte, per un totale di 9 maglie basse nel giro. Terminato il giro di 9 maglie basse, ripetiamo 9 maglie basse per i prossimi 3 giri. Terminati i 3 giri di 9 maglie basse, imbottiamo leggermente. Continuiamo iniziando il giro con una diminuzione, 1 maglia bassa. Ripetiamo questa sessione di una diminuzione e una maglia bassa per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 6 maglie basse nel giro. Ripetiamo il giro realizzando 6 maglie basse. Terminato anche l'ultimo giro, a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Con un ago da lana chiudiamo il restante forellino. E i nostri baffi in amigurumi sono pronti. Pieghiamo leggermente le estremità. So che questo tutorial è stato molto più lungo dei miei tutorial standard, ma visto che avevo un po' di tempo, ho preferito spiegare lo schema passo passo. Spero che non vi siate annoiate, noi ci vediamo nel prossimo tutorial, un bacione, ciao ciao!